Ti aspettavi un Gattuso così convincente come allenatore? Sì, lo speravo, sta facendo molto bene, l'ho sentito anche qualche giorno fa, quindi sono contento di quello che sta facendo. Buffon cosa consiglieresti, di smettere o di continuare, soprattutto in nazionale? Ho 40 anni, quindi è grande abbastanza per decidere. Dovessi investire oggi un euro su Juventus o Napoli, Andrea? Ma credo che la Juventus sia la più attrezzata per vincere, anche se il Napoli sta facendo molto bene, però finché rimane il Napoli davanti, la più accreditata rimane il Napoli, anche se secondo me la Juve resta un gradino sopra. Un investimento su un Milan in Champions lo faresti a questo punto della stagione? Ma comincerei a pensarci, perché Rino sta facendo molto bene, quindi spero che possa fare ancora meglio. Che derby ti aspetti? Non so, non so neanche quando giocheranno. Quindi... 4 marzo, Election quindi... Day, derby, notte degli Oscar. Tutto. No, spero sia un bel derby e quindi magari andrò anche a vederlo. Cosa consiglieresti? Forse un po' un pirlo, accantonato da Allegri. Ma dopo l'infortunio ho avuto qualche problema. Quando torni da un infortunio grave è sempre difficile tornare, però ha fatto le sue partite, avrà in modo anche di farsi vedere da qua alla fine, penso sia un giocatore importante sia per la Juve che per la nazionale, quindi ha il tempo per ritornare ai massimi livelli. Andrea, sei d'accordo con Ancelotti che dice che c'è qualcosa del suo Milan in questo Milan di Gattuso? Sì, ha portato grande voglia, grande senso di appartenenza, che era la cosa che mancava un po' negli ultimi anni al Milan, e quindi speriamo che possa riportare al Milan a quello che è stato negli anni passati. Senti, Di Biagio ha detto che manca un pirlo alla nazionale. Sono qua, quindi se vuole torno.